Giovanni questa mattina nella villa comunale di Corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco, presso il monumento civile della Casa del Combattente, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Quest'anno un momento celebrativo e commemorativo che si arricchisce di un significato particolare per la ricorrenza del centenario del Milite Ignoto. Un sentito momento istituzionale per ricordare il valore eroico e il sacrificio umano delle innumerevoli vittime dell'eccidio bellico durante gli anni della Grande Guerra, scandito dall'alzabandiera e dal suono della tromba. Sono intervenuti i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, nonché i rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale. Un riverente saluto all'amico e presidente dell'Associazione Combattenti e Reduci e Mutilati e Invalidi di Guerra, Antonio Cetronio, unitamente a tutte le autorità militari intervenute e qui rappresentate nel ricordo di una delle pagine più amare che ha contraddistinto la nostra storia patria, la Grande Guerra e il suo eccidio di innocenti. Nessuna guerra reca in sé un fondamento giusto e necessario, nessuna guerra potrà mai legittimare l'aberrante spargimento di sangue innocente di migliaia di vittime che in nome dei valori e di ideali sono stati costretti ad offrire la propria vita per la causa della nazione. Offerta la consueta corona di fiori alla memoria dei caduti. Poi lo scoprimento di una lastra di marmo bianco posta sulla facciata dello storico restaurato edificio Casa del Combattente per conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Oggi 4 novembre è la festa delle Forze Armate, l'amministrazione comunale con tutte le Forze Armate è presente alla Casa del Combattente e abbiamo anche fatto sì di questa targa in ricordo dei 100 anni del Milite Ignoto. È importante questo momento perché è il momento del ricordo affinché anche i nostri giovani capiscano quali sono state le sofferenze della guerra e guerre che non ci devono mai più essere.